non lo so, hanno fatto un buono due attaccanti, hanno fatto un bel diagonale, un gran gol. Primo tempo il vento c'era anche per loro, come il campo, la pioggia. Purtroppo quando ci sono delle partite dove puoi giocare a calcio, delle partite dove devi fare delle battaglie. E oggi poi la partita è sempre stata sul filo in equilibrio e hanno fatto gol loro. Un Savona che ha nelle sue armi questa grande capacità agonistica, questa dote di battaglia, come l'hai definita tu, era un po' il loro campo. Vicenza, insomma, magari una partita messa su questo, quell'aspetto, ha sofferto. Sì, sapevamo della loro aggressività e ne fanno un po' nel quotidiano, una squadra esperta che ha vinto un campionato così, quindi stanno facendo benissimo quest'anno. Noi eravamo preparati per questo, però si vede che dovevamo ancora dare qualcosina in più, però ripeto, la partita è stata in gioco chi faceva gol vinceva, perché comunque la partita è stata molto equilibrata. Abbiamo preso poi dopo, abbiamo avuto una buona reazione con un palo, il gol annullato, peccato. Vicenza che però in trasferta nell'ultimo mese e mezzo non sta facendo bene, in casa riesce a vincere, c'è un motivo particolare? Non lo so, dipende anche tanto dagli avversari, dalle partite che incontri fuori. Anche domenica scorsa in casa abbiamo sofferto un po' troppo per come avevamo fatto il primo tempo, probabilmente è un periodo così, ma l'importante è fare sempre bene come stiamo facendo in settimana, poi girerà. Ripeto, oggi è stata una buona prestazione che si poteva portare anche a casa, peccato. Adesso errore, non so se parlerei di errore o se è stato bravo un loro giocatore, so solo che abbiamo creato 4-5 palle gol in tutta la gara, subendo poco, forse nulla. Sì, una ripartenza al primo tempo e mi sembra una punizione buttata nel secondo tempo e abbiamo perso la partita, insomma. Resta il fatto, la prestazione è stata fatta su un campo difficile contro una buona squadra, questo lo sapevamo, e da lì bisogna ripartire per la prossima domenica. Cesarini è parso in Cunearsi con troppa facilità, bravi loro, ma insomma lì credo che con più attenzione e soprattutto con più determinazione, passa un po' molle la difesa lì e non può accadere. No, non so se sia stata molle la difesa, so che lui ha un cambio, un'accelerazione molto importante, probabilmente sicuramente è stata quella, poi di solito io le rivedo le gare, ma quello che mi dà coraggio è che comunque la prestazione è stata fatta, cioè voglio dire, oggi abbiamo messo lì, non c'è stata partita, tranne, ripeto, che in una ripartenza del primo tempo, una punizione buttata lì il secondo tempo. Resta rammarico di aver perso, però la gara è stata fatta. Una situazione in classifica adesso purtroppo si è fatta anche più complicata perché hanno vinto tutte le altre, adesso Vicenza è quarto. Cosa cambia questo nella corsa finale? No, non cambia nulla, io sapevo che poteva essere così perché non facevo programmi come sentivo, dobbiamo fare i programmi, gestire, qui bisogna ancora cercare di puntare ai playoff e farlo nel migliore dei modi, raggiungere la classifica più alta. È questo l'obiettivo più importante per noi. E il resto sono chiacchiere, io non ci faccio caso. Noi dobbiamo raggiungere i playoff e farlo nel migliore dei modi, questo è l'obiettivo primario nostro. In questo momento la sosta forse ben accetta, considerato questo. Ma io vedo la squadra che gioca meglio degli altri, la squadra che sta meglio in campo degli altri, fisicamente mi sembra che stia meglio degli altri, voglio dire, se poi c'è la sosta è obbligata, si fa, insomma, ma noi non avremmo avuto problemi nemmeno se non ci fosse stata. Ovvio che c'è la sosta, ci prepariamo al meglio come abbiamo sempre fatto. In una giornata come quella di oggi, anche con il campo pesante, anche in una situazione climatica del genere, quanto si è sentita l'assenza di Giacomelli? Giacomelli è un giocatore importante, tra l'altro state parlando con una persona che anche se non sta attraversando un buon momento l'ha sempre fatto giocare, perciò voglio dire che Giacomelli è un giocatore importante per questa squadra, però direi che anche gli altri sono stati bravi oggi a prescindere dal risultato, perciò, insomma, parlare degli assenti non è sempre più facile e non va bene. Insomma. Un'ultima cosa, oggi e anche col Sud Tirol si è avuto conferma magari che tutti quelli che sono troppo ottimisti per i playoff, che danno già il Vicenza sicuro o quasi, hanno capito di che pasta sono fatte gli avversari. Da qui alla fine credo che la concentrazione, come lei va predicando dall'inizio, deve essere massima, cioè il cammino è ancora molto molto lungo. Il cammino è lungo, mancano 4 partite, ma io l'ho sempre detto, sono finali, mancano delle finali e bisogna fare le finali settimana dopo settimana. Chi si
chi pensava che la scelta tra secondi e terzi qua sbaglia, cioè possiamo anche arrivarci, ma a fatica. Siamo una delle destinate per i playoff, ma insomma non siamo l'unica, sono tante. Vista quantomeno queste partite vi danno l'immagine di quella che sarà anche proprio la qualità dei playoff, queste gare dove meritavate senz'altro più della sconfitta, viste le occasioni fatte, però purtroppo poi hanno vinto gli avversari con poche occasioni, quindi queste sono le partite della Lega Pro di cui bisogna fare tesoro proprio in vista dei playoff. Sì, ma bisogna fare tesoro, noi facciamo tesoro di tutte le partite, nel senso, io ripeto, playoff non ci penso, quando sarà il momento penseremo ai playoff, e adesso non è il momento, adesso devo pensare alla prossima partita contro la Pro Vercelli. Avete una Savona che ha da sempre puntato il suo gioco sull'agonismo, sull'aggressività, sulla battaglia calcistica. Loro con il campo, con il tempo che c'era oggi, erano sicuramente avvantaggiati. No, ma non si tratta di vantaggi, me l'hanno fatto molto meno di noi. Hanno avuto la bravura e l'opportunità e la fortuna di fare sull'unica occasione creata, hanno fatto gol, e noi siamo stati più sfortunati nelle 4-5 occasioni create, non abbiamo fatto gol. L'analisi è tutta qui, la partita l'abbiamo fatta noi. Cinelli, alla fine avete attaccato anche su un campo proibitivo, con delle condizioni climatiche veramente difficili, avete ancora una volta sfiorato il gol, avete trovato anche un palo, però purtroppo queste sono le partite di Lega Pro che portate a casa, insomma. È stata una partita molto, molto strana, molto particolare. Siamo stati bravi, secondo me, a metterla sul nostro piano, sul nostro piano del gioco, anche in un campo magari difficile, e purtroppo torniamo a casa senza punti, questo era il rammarico più grande. Fatto comunque una Vicenza che è partito nella ripresa come aveva chiuso bene nel primo tempo, quindi avete ripreso anche un po' la posizione e il coraggio, perché il Savona dal punto di vista agonistico ci ha sempre messo proprio grande grinta, poi sostenuto da un grande pubblico. Peccato veramente, perché nelle occasioni che avete fatto è un vostro rammarico, come dicevi, qualche cosa di più potevate farlo. Ma l'abbiamo preparata, secondo me, perfettamente. Purtroppo sapevamo del loro agonismo, sapevamo della loro forza fisica, però non ci hanno creato grossi problemi. Secondo me abbiamo fatto una grande partita. Purtroppo quando perdi vedi tutte le cose negative, perché è giusto che sia così. Le rivedremo in settimana di nuovo e lavoreremo sicuramente meglio per cercare di portare una prestazione ancora migliore di quella che abbiamo fatto. Sinceramente parlando, vi pesa un po' questa, tra virgolette, condanna al secondo posto, perché prima era il primo posto, poi nel minimo che uno come tifoso, insomma, si aspetta è che il Vicenza sia sempre più in alto, anche per la possibilità di giocarsi le sue carte al meglio negli spareggi per la Serie B, però di fatto vediamo che le trasferte, insomma, non riescono a darvi quel vantaggio dal punto di vista psicologico rispetto alle gare d'andata, dove invece esprimete un calcio diverso. Ma no, nel senso che non condivido, perché in trasferta abbiamo fatto delle ottime prestazioni. Purtroppo a volte è anche la fortuna, perché se entra il gol di Tulli a 5 minuti da fine, poi parliamo di una partita diversa. È ovvio che siamo qui e parliamo del risultato negativo, e quindi è giusto che sia così. Purtroppo è un periodo che magari gira male, mettiamola così. Poi la fortuna sicuramente si crea, ma noi ce la stiamo mettendo tutta. Arrivare secondi, terzi, sicuramente è uno stimolo in più, e noi cercheremo di fare del tutto per arrivare più in alto possibile. Grazie Cinelli. Grazie a voi. Giacomo Tulli, partiamo dalle tue occasioni, perché nel secondo tempo sei partito con un caffè in più rispetto al tè caldo dei compagni, sei sembrato subito con grande coraggio sulla fascia per cambiare il ritmo, anche un po' di sfortuna direi. Sì, purtroppo ho avuto quelle occasioni. La prima mi ha fatto un miracolo il portiere, la seconda mi ha rimbalzata un po' male, un po' ci sono andato male io. E purtroppo poi c'è stato questo palo, che il rammarico è grande, perché abbiamo avuto occasioni e non le abbiamo sfruttate. Sì, grida ancora vendetta, tra l'altro tu eri vicino alla posizione di Tiribocchi, non abbiamo visto grosse proteste al momento del gol della Tirra, però senz'altro anche quello un rammarico, che una partita poteva girare in maniera diversa. Sì, quello è il rammarico più grande, perché la partita l'abbiamo fatta, il secondo tempo non c'è stata storia, il primo l'abbiamo giocata 0-0 tranquillo, quindi dobbiamo ripartire sicuramente dalla prestazione, e poi se continuiamo così i risultati verranno, quindi c'è grosso rammarico per il risultato, però guardiamo avanti.
Adesso guardando in casa vostra, perché forse come parlavamo prima con Cinelli, queste pressioni verso il secondo posto possono anche dare una misura sfalsata, ecco, rispetto a quello che è la vostra identità, la volontà di fare bene partita dopo partita, indipendentemente da tutto il bilancio del cammino. Sono partite secche, sono partite dalla Lega Pro. Sì, ormai mancano 4 partite, dobbiamo pensare di partita in partita e poi fare più punti possibili e giocarci il posto più in alto e poi eventualmente playoff, quindi ormai il campionato, la classifica conta relativamente, dobbiamo guardare partita in partita. Grazie Giacomo Tulli. Ciao. Alto Bello, siamo nel dopogara di Savona-Vicenza, alla fine siete partiti con grande grinta, sostenuti dal vostro pubblico, poi avete avuto forse il gol nel momento migliore del Vicenza. Sì, credo che abbiamo fatto una grande partita, alla fine siamo stati un po' fortunati, però questo era il risultato che volevamo. Abbiamo tenuto benissimo il campo, soprattutto il primo tempo. Il secondo tempo abbiamo avuto un attimo di sbandamento, però l'importante è che abbiamo portato i 3 punti a casa. Per voi quanto è importante questo risultato? Ci tenevate parecchio, siete in fase anche di crescita positiva dopo il pari col Venezia, adesso c'è stata questa conferma in casa davanti al vostro pubblico dove non vincevate da un po'. Certo, questo è l'obiettivo che ci eravamo posti, tutta la settimana abbiamo lavorato per vincere, abbiamo ottenuto quindi quello che volevamo. La matematica ancora non ci dice che siamo nei playoff, quindi dobbiamo lottare, ci sono altre 4 finali, quindi ancora c'è da lottare. Sì, infatti c'è un'ansia condivisa quasi, sia da una parte Savona, sia te lo confermiamo come nella piazza di Vicenza, perché questi playoff non si parla d'altro, di fatto ancora, come dici bene, c'è da giocarsela. E cosa puoi apprezzare della squadra di Lopez oggi? Sì, sicuramente è una squadra di qualità, ripeto, oggi con un pizzico di fortuna magari sarebbe uscito un pareggio da questa partita. È una grandissima squadra, sicuramente costruita per vincere, giocano anche un buon calcio, quindi magari ci rincontreremo sicuramente ai playoff. Grazie, sincerità, in bocca al lupo. Arrivederci, credo. Alfonso, oggi una partita direi sfortunata per il Vicenza, ti ha visto prevalentemente inoperoso, peraltro anche scaldarti perché c'era gran freddo, bisognava tenersi assolutamente allenati, come è stato per la tua bella prestazione con Lumezzane. Poi c'è stato questo 1-2 tra Virdis e Cesarini, lì hai potuto fare poco. Purtroppo, come dicevo prima, ci sta nell'arco di 90 minuti contro una squadra che ambisce comunque un posto ai playoff concedere una palla gol. Mi dispiace tanto per i miei compagni, per questo gruppo che non meritava questa sconfitta, come non meritava la sconfitta su Tirol. Tocca rimboccarci le maniche e prepararci bene allo scontro contro la Pro Vercelli. Sì, adesso la quota è salita a 5 punti, però di fatto peccato perché c'era un pass in più allo Stadio Menti, dove avete chiaramente un trend migliore rispetto alle gare in trasferta. Certo, noi tenteremo di guadagnare il miglior posto possibile nella zona playoff per essere favoriti dal pubblico che abbiamo al Menti. E, ripeto, oggi è andata così, è andata male, e penso che almeno il pareggio era meritato. E come ho detto prima, queste 2 trasferte ci hanno un po' penalizzato dal punto di vista del punteggio che portiamo a casa, invece torniamo a casa con 0 punti e molto amaro in bocca. Sì, adesso la timore, diciamo, prevalente era quello di un contraccolpo psicologico, però penso che possiate trovare il lato favorevole, che queste sono le partite di Lega Pro, quelle secche, di preparare molto bene, come ad esempio la prima, speriamo, dei playoff. Certo, noi siamo una squadra forte e lo dimostreremo. E ripeto, la nostra forza è anche nel pubblico, che di sicuro in casa con la Pro Vercelli ci darà una grossa mano e speriamo che vada bene. Hai trovato qualche cosa, senza ovviamente mettere pressione ai tuoi compagni di difesa, ma che hai trovato maggiore difficoltà, ecco, rispetto alla difesa con Lumezzane, oppure evidentemente è stata anche un'occasione dettata anche dalle condizioni del campo, cioè il vostro reparto, ecco, come lo vedi? Beh, penso che, come ti ho detto prima, che concedere una palla gol al Savona ci sta, sono stati, anzi qua va dato merito a questa difesa. Con Lumezzane magari eravamo un po' meno sottotono e abbiamo subito un po' di più. In quell'occasione sono stato contento di farmi trovare pronto e di dare un contributo alla mia squadra. Dici bene, oggi condizioni meteo, campo e ambiente sfavorevoli,
ci è andata male perché, come ho detto prima, meritavamo di sicuro di portare a casa un punteggio diverso. Grazie Enrico Alfonso.